Scusa, lo prendo da avanti. Bravissimo. Allora, partiamo dal principio. Era il 1995 ed era il 3 aprile. Al solo e umile prezzo di 3.200 lire uscì il primo volume di Dragon Ball Sottiletta, edito da sempre loro, edizioni Star Comics. Arriva Goku. Metti a fuoco, pezzo di merda. Metti a fuoco. Era il 95, ragazzi. Già. Alcuni di voi non sapevano nemmeno che sarebbero venuti al mondo. Non eravate neanche nelle palle di vostro padre. Se fai la sub, ti arriva pure una sfera del drago con la firma di Masullo. Incredibile. Questo numero, sono riuscito a recuperarlo anche io. Incredibile, incredibile. Enzo. Prima edizione. Si riesce ancora a trovare usata. Poi, finì questa edizione, che in quanto volumi sottiletta, fu divisa, cioè presero sostanzialmente la numerazione del Tankobon da 42 numeri e la divisero in sottilette per un totale di 62 volumi. Quindi in questa edizione abbiamo addirittura 20 numeri in più con 20 cover diverse arrangiate direttamente da Star Comics. Incredibile. E passiamo a giugno 1998 con la prima ristampa. Ristampa che Star Comics chiamò Deluxe. Questo è stato il primo numero che io sono riuscito a prendere. Era luglio 1998. Quell'anno addirittura riuscirono a investire per lo spot pubblicitario che, se riesco a trovare, ve lo faccio pure vedere. Spot pubblicitario che io, bambino, su Junior TV vidi e dissi: ah, esiste pure il fumetto di Dragon Ball, perché già lo guardavamo in televisione. E quindi scapezzai per strada, andai in edicola e dissi: giornalaio, mi dai per piacere il numero 1 di Dragon Ball? È già finito, torna il mese prossimo. E il mese dopo mi diede il 2, quindi io ho iniziato a leggere Dragon Ball dal numero 2. Grande giornalaio. Era il 1998, le fumetterie non esistevano in tutta Italia. Allora, vediamo se lo trovo. Spot Dragon Ball manga. Eccolo qua. Il manga più letto nel mondo. Sì, ha Ritorno. allora. 1 e 2. Sono addirittura 2. Hai picchiato il giornalaio perché è stronzo, ma almeno poteva ordinarti il pezzo di pezzi. Sì, insomma. Un po' troppe. Cosa 72? Boh. Ciao Mempo, buongiorno. Eccoci. Il manga più letto nel mondo. Le avventure del piccolo Goku alla ricerca delle sfere del dragone. L'unico, il migliore, l'originale. Non perderlo.
Ritorna un mito, Dragon Ball, il manga più letto nel mondo. Dopo lo strepitoso successo di Dragon Ball, finalmente in Italia Dragon Ball Deluxe e anime comics a colori, un po' fumetto, un po' cartoni. Da non perdere, richiedili alla tua edicola. Tra l'altro si era anche ridoppiata, orribile. Quella doveva essere la versione in carne e ossa di Bulma. Ma comunque, con questo spot venni a conoscenza dell'esistenza del fumetto. Dico fumetto perché poi da lì in avanti avrei scoperto che i fumetti giapponesi si chiamavano manga e in quanto tali si leggevano con il senso di lettura diverso dal solito. Ma questa cosa era letteralmente cominciata proprio con Dragon Ball, perché i fumetti, i manga, editi in Italia prima di Dragon Ball, erano tutti quanti ribaltati con il senso di lettura occidentale, mentre invece con Dragon Ball abbiamo il primo caso di lettura originale. Anche nel volume del 95, ovviamente. E poi c'è Berserk, chiaro, vabbè, ma non solo Berserk, Ken, le bizzarre avventure di JoJo, Sensei, un sacco di manga pubblicati precedentemente a Dragon Ball venivano ribaltati. E insomma, quindi era il 98 quando finì la stampa con il volume 42 di questa edizione. Ormai siamo giunti al 2002 e nel 2002 arrivò la New Edition. Con la New Edition iniziarono i primi problemi. Allora, intanto della New Edition, cioè di questa edizione nera, ne fecero due edizioni, una da edicola e fumetteria al prezzo di 3 euro e poi c'era la stessa identica edizione ma con la copertina interna totalmente azzurra e la sovraccoperta nera rinominata Book Edition, che io non ho mai voluto prendere perché sinceramente mi bastava avere questa. La Book Edition, ovviamente, essendoci la sovraccoperta, costava un pelo in più. Con questa edizione del 2002, dopo lo scandalo, perché dovete sapere che c'è stato lo scandalo a inizio degli anni 2000, con lo scandalo chiaramente abbiamo avuto la prima edizione con la famosa censura. Censura che chiaramente non troviamo nell'edizione del 95 né tantomeno in quella del 98. Oggi ci vogliamo rovinare e vi faccio vedere il culo di Bulma. Eccoci. Tanto è arte. Buongiorno Mr. Pep. E quindi è 2002. Prima edizione con la censura e anche con un adattamento diverso. Dopo
Durante la pubblicazione di questo, quindi mentre era ancora in corso la stampa della Book Edition, era il 2000. Ah, no, 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 aspetta, dico una cazzata. Perché questa è iniziata nel 2002. Ok, nel 2002, finita verso il 2005 più o meno. No, 2006. No, 2005, dico bene, finita verso il 2005, gennaio 2006 arriva la Perfect Edition. Quindi, quell'edizione che comprerete adesso non è altro che l'edizione migliorata di questa edizione, della Perfect Edition, che come ben sapete, l'ho raccontato più volte in passato. Quando era il 2006, un po' per convenzione editoriale, insomma, misero la copertina principale su entrambi i lati, perché come ben sapete, insomma, dovendo andare anche, credo, in edicola, anche se non ne sono sicuro, ma comunque. Dovendo andare esposta con il senso di lettura classico, se fosse stato un fumetto normale, avremmo avuto Yamcha, mentre invece, essendo un manga, doveva essere così, al contrario, no? Quindi per evitare problemi, per evitare che venisse esposto sulla mensola al contrario, hanno pensato bene di mettere la stessa immagine su entrambi i lati. Era il 2006 e quindi questa cosa si chiudeva un occhio, non eravamo così pignoli, non eravamo dei lettori così cagacazzi. Ci bastava leggere Dragon Ball e pagarlo 4 euro. 4 euro. 3 euro. 2,50 euro. 3.200 lire. Ma andiamo avanti. Allora, io non ho ancora fisicamente il volume della Ultimate Edition, però so bene quali sono le differenze. Allora, a parte chiaramente, pure qua, questo si è portato dietro la censura che era presente nella Book Edition. Ok. Si porta dietro la censura e poi ci sono queste cose che però devo assolutamente controllare anche se nelle vecchie edizioni erano così. Allora. Nelle prime edizioni, fino a praticamente la. Ok, quindi fino all'edizione precedente alla Color, quindi escluso l'Evergreen, tutte le edizioni precedenti avevano tipo
nei riguardi all'inizio del capitolo, anziché la sintesi o comunque il testo, avevano il titolone. Insomma, non una grandissima cosa questa, cioè siamo andati proprio a togliere del testo pensato dall'autore, sostituendolo con direttamente il titolo del capitolo. Questa cosa è presente chiaramente anche nella Perfect del 2006. Guardate, qua ci dovrebbe essere il testo, invece hanno messo il titolo. Titolone che occupa tutta la vignetta quando poi in realtà c'era la sintesi. Tipo questa, no? Questa a fine capitolo è rimasta tale perché intanto, cioè, comunque finisce il capitolo e ti dice chi vincerà la battaglia. Inizio del capitolo successivo ci dovrebbe essere la sintesi, invece c'è il titolo. Ma ce ne sono altri, eh? Anche qui la nuvola d'oro o nuvola Kington per i più ferrati a riguardo. Però per farvi capire anche nella color comunque abbiamo il testo dove lì abbiamo visto poco prima il titolo, nuvola Kington, nuvola d'oro. Qua abbiamo il testo, Son Goku ha salvato una tartaruga e lei per ringraziarlo ha portato un monnetto. Chi sarà mai? Molto strana questa cosa. Sì, questa non l'ho mai capita neanche io, onestamente. Per risparmio, forse, non lo so. Poi, altra cosa che vedremo di differente nella Ultimate Edition, che vi posso far vedere. Da questa edizione portoghese, spagnola, non lo so, sono le onomatopee. Allora, Star Comics ha sempre adattato le onomatopee dei propri fumetti, traducendole. Quindi, qui per esempio abbiamo uno Swiss, qua abbiamo la onomatopea della frenata. Squeak. E via dicendo. Questo chiaramente sia presente nella Perfect che nelle edizioni vecchie. Non cambia, questo non cambia, hanno sempre adattato le onomatopee, a volte addirittura ridisegnandole. Questo è, per esempio, il pugno che dà Goku, completamente ridisegnato con la scritta Kapov. Nella nuova edizione, quindi compresa questa che è l'edizione portoghese, le onomatopee, allora quella che vi ho appena fatto vedere mantiene le onomatopee originali. Così come le ha disegnate Toriyama, o come le ha pensate Toriyama, in ogni caso. Tutte che accompagnano il volume. Ed è importante perché molte onomatopee accompagnano anche la narrazione classica di Toriyama. Guardate questa onomatopea che comunque segue anche l'andamento del senso di lettura di quello che sta facendo Goku. Parte da qua, fa il giro e l'onomatopea segue comunque la scia della nuvola. Magari voi non potreste capire cosa c'è scritto, ma fortunatamente c'è scritto in piccolino, sempre vicino. Rimane comunque tradotto anche qui. Abbiamo le onomatopee e poi abbiamo in piccolino la traduzione di tali. Ah, un'altra cosa simpatica presente
Non so se nell'edizione nell'ultimate c'è questa cosa, però aspettate. Per esempio, nella Perfect del 2006, dopo questa scena, ok, chiaramente c'è il momento in cui Bulma si rende conto di aver fatto questa figuraccia. E c'è questa vignetta dove si rende conto di essere completamente nuda ed è una vignetta orizzontale completamente bianca. Controlliamo anche la vecchia. Oh, e metta a fuoco comunque qua nuda, 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 come se fosse un rimbombo nella sua testa di quello. Mamma mia, stampato malissimo. Cioè, proprio no, Bulma non ha nemmeno i contorni qua. Questa è quella del 95. Vediamo nella full color se questa cosa. Qui invece c'ha le scritte senza mutandini, senza mutande, senza mutande, senza mutande. E qua chiaramente, essendo questa cosa pensata come la cosa bella è che Toriyama venne preso di mira da Torishima proprio per le onomatopee, quindi mi è sempre stato sul cazzo sta cosa che le hanno adattate. Vabbè. Qua nell'edizione. Vabbè, chiaramente è tradotto sotto, però ci sono le onomatopee. E il testo direttamente in giapponese, come se fosse un tormento. Tormento nella testa di Bulma che fa ero senza mutande, ero senza mutande, ero senza mutande. E questa è una cosa puramente grafica, cioè non è un vero e proprio testo da tradurre, è una cosa puramente grafica, come quando vediamo i simboli degli stand di JoJo, sostanzialmente. E qua per me è veramente un gran peccato che in questa vignetta sia stato cancellato tutto. Hanno lasciato letteralmente una vignetta orizzontale bianca, cioè, ma che cazzo mi significa veramente? Vabbè, quindi vabbè. Poi non so se arriverà anche da noi una cosa simile, ma penso di sì. Prima o poi lo faranno. C'è la Massive Edition che comprende 3 volumi in uno. Che è un'edizione economica. Perché penso che arriverà prima o poi? Perché Dragon Ball ha sempre avuto la sua alternativa economica da comprare. Poiché la nuova Perfect, nonché Ultimate Edition, costa 15 euro, che è un bel investimento. A meno che non vorranno puntare a farvi comprare la Evergreen Edition. Potrebbero pensare di fare una cosa del genere. Da edicola. Perché comunque la Ultimate Edition è proprio un'edizione da libreria e da fumetteria. Questa potrebbe arrivare in edicola. Un 3 in 1. 3 in 1 con magari un prezzo un po' più ridotto, più contenuto. Questa costa 5 euro. Sono 3 volumi in uno, costa 5 euro. È anche vero che fra soli 2 anni Dragon Ball compie 40 anni. E che fai? Fai 40 anni, non fai un'edizione nuova? Per forza, quindi fra 2 anni avremo sicuramente direttamente dal Giappone una nuova edizione
fai questa più questa e crei la perfect completamente a colori. Non ci vuole un genio. Visto che la perfect barra ultimate edition c'ha le classiche pagine in bianco e nero e poi c'ha gli inizi dei capitoli in quadricromia. €40 a volume, 25. Scusami, la perfect di adesso costa 15. La full color sta €7 al volume. Ed è comunque, ti dico subito, allora, il volume 1 della Perfect finisce con l'episodio della Perfect, cioè della full color, finisce con l'episodio contro la banda del coniglio. Il numero 1 della Perfect finisce molto prima. Finisce quando Muten spegne il fuoco. Ciò vuol dire che comunque la full color dura meno numeri. Perché poi nel complesso, nel grande numero di volumi, tanti capitoli in più in ogni singolo volume, vuol dire che nel computo, totale ci sarà qualche volume in meno. Su 42 volumi della Deluxe, se non ricordo male, 34 di queste. Una eventuale full color con le dimensioni della Perfect, se la Perfect nuova costa 15 e la full color classica costa 7, fai 15 più 7 e c'è il prezzo di un singolo volume a colori di una nuova edizione. Quindi secondo me non la fanno. Va bene, Tsubasa. E tu mi stai venendo a dire a me che per 40 anni di Dragon Ball in Giappone non fanno una nuova edizione, ma va a fanculo. Poi, se non la fanno a colori, ok, però la fanno sicuro.